Ascoltando quanto letto dalla capogruppo del Partito Democratico Bosniaku, io mi domando se evidentemente stiamo parlando della stessa città, se evidentemente coloro i quali hanno redatto quel documento vivono a Taranto, ma sicuramente queste mie domande vengono meno perché queste persone mentono spudoratamente sapendo di mentire. Avrei preferito, avrei gradito un atto di umiltà, un atto di maturità, di consapevolezza, di dire: signori, ci sono grosse difficoltà, abbiamo fallito in questo, cerchiamo un dialogo, dateci suggerimenti, lavoriamo tutti quanti nella stessa direzione, uno dalla parte della maggioranza e l'altro dalla parte dell'opposizione. Nulla di tutto questo, una presunzione, una protervia unite ad un'assoluta incapacità amministrativa, con un sindaco che ormai non è più sindaco, perché è un sindaco assente. Vedete, oggi abbiamo in aula come ascoltatori, come visitatori, anche dei lavoratori dell'ex Cementir che vivono il dramma della mancanza del lavoro. Io ho notato e ho apprezzato la loro compostezza, il loro senso di dignità, e vi posso dire che sicuramente, vedendo questo teatrino che purtroppo si è verificato in aula, penso che abbiano un'immagine pessima della politica, ma abbiano un'immagine pessima di chi ci amministra. Un sindaco dovrebbe confrontarsi con la città prima ancora che con le opposizioni, non il sindaco fuggitivo che entra in aula, fa il conto dei presenti, trova un accordo evidentemente col PD e in questo modo dice: anche per oggi sopravviviamo, ed esce. Quindi un documento che è l'ennesimo libro dei sogni, è una favola, è un inganno, ma credetemi, non riesco più neanche ad agitarmi, perché l'agitazione, l'agitarsi può avere una funzione nel momento in cui vuole essere di sprone, vuole convincere qualcuno. Qui non c'è più da convincere nessuno, la città è in uno stato, Taranto è una città del terzo mondo e tutti vedono questa situazione, motivo per il quale non c'è più bisogno di spiegare, la situazione è palese, è sotto gli occhi di tutti, basta camminare. Chi nega evidentemente lo fa, lo ripeto, soltanto perché vuole che questa consiliatura vada avanti e si arrivi fino a fine mandato. Quanto ai riferimenti, e qui per fatto personale del consigliere contrario, ma io penso che le mie battaglie, così come quelle del consigliere Massimo Battista, apostrofati entrambi con battutine del tipo Totò e Peppino, ma io le prendo col sorriso, anche perché Totò e Peppino erano due grandi artisti che sapevano dare messaggi e hanno insegnato anche per alcuni aspetti all'Italia a crescere. Questo sindaco ha insegnato a Taranto a decrescere. Chiusa la parentesi, il nostro impegno quotidiano, le nostre battaglie per la difesa della vita sono sotto gli occhi di tutti, è la storia di ognuno di noi che parla. Io ricordo il consigliere Luca Contrario, che insieme al consigliere Antonio Lenti urlavano contro all'allora sindaco Melucci, prima consigliatura, assassino. Ora li troviamo in maggioranza. Non lo dico io, ci sono i filmati, ci sono i video. Per carità, uno può anche ripensarci, no? Variare la propria ottica, però non si può fare la morale. Certo, e concludo. Parliamo degli ultimi decreti riguardanti l'ex Ilva, riguardanti Acciaierie d'Italia, che senza mezzi termini sono dei decreti assassini, dei decreti salva Ilva, chiamiamoli salva Ilva e ammazza Taranto, al pari, identici e precisi nella loro delittuosità,
dei decreti salva Ilva di cui sono stati autori i rappresentanti del Partito Democratico nei vari governi che si sono succeduti.